Eccolo, sono qua. Non ve l'aspettavate il video a quest'ora, però dai, ci sta, c'è il turno infrasettimanale di Serie A, hanno giocato alcune nostre rivali e soprattutto ci sono delle informazioni interessanti su Leandro Paredes. Stavo dicendo Rodrigo, non so per quale motivo, ma di Rodrigo abbiamo già avuto Bentancur, quindi basta così, cambiamo nome. Allora ragazzi, prima di tutto vi invito a scaricare da qui sotto in descrizione l'applicazione di Numero 10, perché stasera facciamo il post partita di queste squadre qui sopra, ma domani Juventus Pezza non lo trovate qua, post partita, qui ci sarà un altro video che non sarà il post partita, quindi per vedere il post partita scaricate gratuitamente Numero 10 dal link qui sotto in descrizione. Articoli e video miei usciranno per tutto il mese su Numero 10, è già qualche mese che collaboro con l'applicazione e so che non ci siete tutti, quindi mi raccomando, perché potrete anche vincere qualche premio come le magliette della vostra squadra preferita di Serie A. E invece, per quanto riguarda invece la trattativa legata a Paredes, e leggerete comunque degli sviluppi pure su Numero 10, Romeo Agresti dice, ve lo leggo perché è giusto leggere per non aver sorprese di nessun tipo: trattativa al traguardo Juventus Paredes, club al lavoro per definire gli ultimi piccoli dettagli, ma il centrocampista argentino è davvero ad un passo dai bianconeri. Operazione in chiusura, è quasi fatta. Rincara la dose Gianluca Di Marzio, che quest'anno posso dire la verità, mi ha un pochino deluso lato notizie legate alla Juve, perché diverse cose che ha detto poi sembrano essere state quasi buttate lì, sono state diverse cose che ha detto poi ritrattato. Non mi è piaciuto tanto Di Marzio quest'estate lato Juventus, però Di Marzio aggiunge che potrebbero esserci delle visite mediche per Paredes domani a Parigi. Per quale motivo a Parigi? Beh, vi riporto indietro nel tempo alla trattativa per Chiesa, conclusa anch'essa l'ultimo o penultimo giorno di mercato, comunque molto vicini al gong, molto vicini alla scadenza, e Chiesa fece le visite mediche a Coverciano, vicino a Firenze, quindi per agevolare la trattativa, per velocizzare il tutto, per non rischiare di non avere il giocatore a disposizione, fargli fare il viaggio, arrivare, fissare le visite, fare le visite. A quanto pare, poi vedremo se sarà confermato, Paredes potrebbe fare le visite mediche a Parigi. Ma per Paredes si era già mosso qualcosa, oggi Allegri aveva confermato di rovella al Monza, e quindi lascio da parte per il momento il discorso relativo alla Juventus, ma si intreccia comunque per forza di cose la classifica di Serie A, e proprio del Monza poi parleremo perché ci sono diverse cose da dire. Intanto guardo la classifica per iniziare. Roma al primo posto con 10 punti, 3 vittorie e un pareggio. Pareggio, sappiamo bene dove è arrivato, vedete, si intreccia perfettamente il discorso Juventus. Tra l'altro Roma, che ha giocato tutte le altre partite, a parte quella con la Juve in cui poteva comunque dilagare, ha vinto 2 volte per 1-0, ha subito gol solo contro la Juventus, il gol di Vlahovic su punizione, eppure la Juve è stata anche l'unica squadra in grado di mettere in difficoltà la Roma fino adesso. Poi è vero che non ha giocato contro squadre di altissimo livello oltre la Juve, però la Roma ha il merito di essere prima con 6 gol fatti e 1 subito. Tra l'altro qua si incastra, dai, partiamo subito dalla Roma, andiamo in ordine di classifica, credo che sia così. Non so se siete appassionati di numerologia, a me piace, non piace, mi appassiona, diciamo così, mi appassiona. E stasera la Roma vince, va in vantaggio con 2 gol di Dybala, gol numero 99, numero 100 in Serie A, e allo stesso tempo, nel momento in cui Dybala segna il numero 100 in Serie A, Mourinho raggiunge quota 100 gol con la Roma sotto la sua gestione. È una coincidenza particolare, devo dire la verità, è qualcosa difficilmente realizzabile. Bella coincidenza, meno bella la mia sensazione in questo momento, perché è ovvio che Dybala gli ho voluto bene, ma oggi Dybala è un rivale, e se mi segna in faccia mentre guardo la partita per accelerare, per far avanzare la Roma in classifica e renderla prima, è ovvio che non mi possa fare assolutamente piacere, come non mi ha fatto piacere prendere l'assist da Dybala l'ultima partita che abbiamo giocato. Quindi domani ci sarà da rispondere sul campo a questa cosa, assolutamente. E si conferma a Roma una squadra molto interessante sui calci da fermo, dato che anche il 3-0 di Bagnez nasce da un calcio d'angolo. La Roma, che aveva già segnato con Cristante, con la Salernitana, aveva già segnato con Smalling nell'altra partita, con la Juventus Tammy Abraham. Quindi in tutte le partite, bene o male, la Roma si è fatta trovare pronta sugli sviluppi di calcio d'angolo, e quindi questa è una cosa assolutamente da sottolineare, un punto di forza incredibile per la squadra allenata da José Mourinho. Dall'altro canto il Monza, ragazzi, il Monza, situazione preoccupante, 20° in Serie A, ultimo,
2 gol segnati, 11 gol subiti, 0 punti conquistati. È vero che è arrivato Rovella, Ranocchia è lì, però chissà, quindi non lo so, io più che altro ho seriamente paura che Stroppa possa rischiare la panchina, cioè paura, nel senso, del Monza non è che me ne freghi tanto, però immaginandomi Berlusconi e Galliani che hanno fatto tutto questo discorso per riportare il Monza in Serie A, un mercato di questo tipo, 4 partite, 0 punti, io ho idea che possa rischiare. Poi c'è l'infrasettimanale, quindi si gioca adesso, credo che prossimo turno ci sarà comunque Stroppa in panchina, ma da lì si deciderà se continuare oppure no. Sappiamo bene come funziona il discorso legato all'allenatore, gestione dell'allenatore, figura dell'allenatore con le squadre medio-piccole, e quindi non sarebbe la prima volta, non mi stupirebbe assolutamente. Poi ognuno può concordare oppure no, io non sono completamente dentro il discorso Monza, vi racconto come è sempre stato il mondo del calcio da quando ho memoria su queste gestioni. Secondo posto Inter, 9 punti. Inter che vince per 3 gol a 0, anzi 3 gol a 1, perché poi Okereke che si inventa un bellissimo gol. Inter che, ragazzi, trova il vantaggio con Correa, non mi veniva Lautaro, ma Lautaro ha segnato il 3-0, con Correa, sugli sviluppi di un contropiede organizzato, orchestrato alla perfezione dall'Inter. Permettetemi di dire che un gol del genere in Serie A non si può prendere. La Cremonese ha battuto un calcio d'angolo vergognoso. Io non credo di aver mai visto una squadra che prende un gol così banale e sfruttando un calcio angolo così male come la Cremonese stasera. Parlo in Serie A, ovviamente, poi io gioco negli amatori, ho giocato in terza categoria, ho visto cose che voi umani neanche potete immaginare, ma in Serie A San Siro penso che serva decisamente di più. Tra l'altro, mister della Cremonese, ho visto che è il primo anno proprio che allena in Serie A, quindi sarà molto complicata per la Cremonese. Cremonese che, ricorderete, era interessata a Fagioli, che l'anno scorso ha giocato lì, che è stato l'artefice, uno degli artefici della promozione, il miglior giovane della Serie B. L'abbiamo parlato oggi nella conferenza stampa di Allegri. Fagioli che potrebbe rimanere invece alla Juventus e non tornare alla Cremonese, anche se probabilmente ne avrebbe bisogno, visto un attimo come l'andazzo, perché anche la Cremonese è a 0 punti in Serie A. Monza e Cremonese sono le uniche due a 0 punti, infatti è alla 19ª posizione. Inter che poi trova il 2-0 con un gol fenomenale, splendido di Barella. L'altra sera vi parlavo di quanto sono innamorato dei gesti tecnici, vedere un gol del genere, ragazzi, mi ha veramente caricato, ero sul divano, proprio fatto oh mio Dio, non mi ricordo che cosa ho detto, mi sono tirato su, sono stroppicciato gli occhi perché ha fatto un gol semplicemente un capolavoro di gol. E poi il 3-0 finale di Lautaro Martinez, che sfrutta molto bene il suo corpo, il suo fisico. Lui non è altissimo, però è tosso, è molto grosso e muscolare, quindi un giocatore che sa sfruttare anche le sue caratteristiche fisiche. È rimasto su e ha infilato con un missile terraria nell'angolino basso. Inter che non avrà Lukaku perché iniziamo a respirare l'aria del derby, e poi forse non ci sarà nemmeno in Champions, vedremo cosa succederà. E perché dico questo? Perché dico derby? Perché poi parliamo del Milan. Milan che oggi invece impatta 0-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Milan che ha giocato una brutta partita, secondo me. Una partita non da Milan, forse anche un po' nervosi, forse Pioli anche un po' esagerato con questo turnover che hanno fatto bene o male tutti. Però Mourinho arriva lì con Dybala, Tammy Abraham e Pellegrini davanti, magari cambia un paio di difensori, un difensore, cambia gli esterni, ecco, ha cambiato gli esterni Mourinho di centrocampo. L'Inter cambia, sì, cambia gli attaccanti, Lukaku è fuori, Lautaro poi è entrato e ha fatto gol, però bene o male il centrocampo titolare era quello, magari ha cambiato sugli esterni, non ha fatto giocare Bastoni, ha giocato, non mi viene in mente come si chiama, Di Marco. Non c'è stato un gran turnover, anche oggi Allegri ha detto ma potrebbe giocare benissimo la stessa squadra che ha giocato l'altro giorno, magari non ci saranno grandi cambi, io giocherò per far giocare, scendere in campo con la rosa migliore, poi potrebbe giocare Gatti, molto probabile che domani giochi Gatti, quindi magari un paio di giocatori ci sta. Però il Milan ha fatto tanto turnover, secondo me, ha tenuto fuori De Ketelare, ha tenuto fuori Tonali, ha tenuto fuori Kalulu, ha tenuto fuori tanti giocatori, ha tenuto fuori Calabria, ha giocato Florenzi, poi davanti non aveva tante possibilità perché quando è sceso Giroud, poi è entrato De Ketelare a fare la prima punta, poi magari Milan aveva delle indisponibilità, io questo non lo posso sapere, però rispetto alla formazione tipo del Milan, vedere Pogba dal primo minuto, Bennacer che comunque bene o male quest'anno con anche la partenza di Kessié probabilmente ne giocherà
tante di più. Salemaker l'anno scorso ne ha giocate tante lì, l'altro è Messias, insomma sappiamo che bene o male, sappiamo, dico io, bene o male uno vale l'altro, a me piace più Messias, però l'anno scorso anche Salemaker le sue partite le ha giocate. Poi il Milan rischia addirittura di perderla sta partita, perché poi Maignan para quel rigore a Berardi che ha tirato malissimo, veramente un rigore tirato in maniera terrificante, poi Berardi si fa pure male, vedremo che cosa gli sarà successo, però il Milan ha rischiato, Milan ha rischiato addirittura di perderla a Reggio Emilia contro questo Sassuolo. Poi io sono sempre dell'idea che Mourinho, guardate, ripeto a pappagallo le parole di Mourinho l'altra sera, ogni partita è una cosa a sé, è inutile fare dei fili, è inutile dire però hai visto che, è quello che vi dicevo l'altra sera, la Juve si è vinto 3-0 col Sassuolo, Milan ha fatto 0-0, adesso non è che la Juve quindi è più forte di tre volte del Milan, non funziona così, tanto si gioca a casa, fuori casa, il giocatore c'entra niente, però sottolinea ancora una volta il fatto che certe squadre, anche magari superiori sulla carta, io credo che in Italia il Milan sia la squadra più divertente da vedere giocare, con un'identità veramente delineata, costruita, perfetta, che gli ha permesso di raggiungere lo scudetto l'anno scorso, perché senza il grandissimo lavoro di Pioli il Milan l'anno scorso non vinceva, eppure ci sono delle giornate in cui si fa fatica lo stesso, poi ribadisco, turnover, non turnover, non lo so, il Milan non mi è sembrato la squadra intensa degli altri giorni, magari già la testa al derby, già la testa proiettata in avanti, il Milan è terzo in campionato, è un punto dall'Inter, quindi il derby della settimana prossima diventa importante, perché se vince l'Inter c'è già la prima mini fuga, se vince il Milan riscavalca l'Inter, se si pareggia rimane invariato, quindi diciamo che è già un bel crocevia della stagione. Questo turno infrasettimanale non è che ci siano delle partite, no, cioè giocano tutte le big contro squadre contro cui è abbastanza normale prevedere i tre punti, però il Milan non li ha presi, il Milan ne lascia due a Reggio Emilia. Invece la prossima giornata di Serie A è molto interessante, perché noi andiamo a Firenze a giocare con la Fiorentina, ve lo voglio leggere, c'è il Milan che gioca con l'Inter, il derby, c'è Lazio-Napoli, insomma ragazzi ci sono tre partite che sulla carta sono toste, poi vabbè Monza-Atalanta, Udinese-Roma che per forza di cose poi si incastrano, però sono tre partite di livello, tre partite che coinvolgono sei squadre che secondo me a fine anno si ritroveranno nelle parti alte della classifica, ne ho già parlato comunque nella mia prediction dei risultati, quindi vediamo che cosa farà la Juventus domani, perché non vincere oggi in questa situazione in cui vincendo ti porteresti a 8 punti, quindi pari al Milan, meno uno dall'Inter, mantenendo la scia dell'Inter e della Roma, se non vinci domani, amici mai, devi veramente prenderti a schiaffi fortissimi con un tifoso della Juventus in più, magari dalla TV, perché magari non farei in tempo ad arrivare a Torino, ma un tifoso della Juventus in più ufficialmente, come Leandro Paredes, che Galtier ha già ufficializzato in conferenza stampa, ma come ripeto sempre, io finché non lo vedo non ci credo che oggi c'è stato l'Arsenal, si è messo in mezzo, non ne voglio sapere niente. Quando Paredes firmerà le foto con la maglia della Juventus, firmerà il contratto e metterà la Juventus, allora ci crederò, fino ad allora rimarrò un po' titubante. Fatemi sapere se avete visto le partite di questa sera, se concordate con l'analisi, fatemi sapere se siete contenti o meno di Paredes e fatemi sapere se secondo voi domani la Juventus riuscirà a fare tre punti in casa con lo Spezia, io me lo auguro.